God Save the Wine, Verona, Vinitaly, la seconda, insomma, l'ultima sera che siamo in città, e ci permette, grazie a God Save the Wine, di andare a scoprire nuove cantine, e anche se la tradizione è direi millenaria. Siamo con l'ultima generazione della famiglia Colosi, Pietro e Marianna, e voi qualche storia da raccontare sul vino, in questo God Save the Wine dedicato alla storia del vino ce l'avete. Pietro, io ho qui un bicchiere questa Malvasia delle Liperi, che è un vino secco, tutti pensano alla Malvasia dolce, invece questo è secco, un racconto dietro questo vino. Allora, io sono particolarmente legato a questo prodotto perché ho terminato i miei studi di enologia a San Michele all'Adige 3 anni fa, e questo è stato il primo vino che è stato fatto in collaborazione con papà. Un giorno ci siamo seduti in laboratorio, eravamo nella parte finale, quella un po' più nascosta dell'azienda, dove ci cerchiamo di rintanare ogni tanto, e abbiamo iniziato a pensare a quello che poteva essere una reinterpretazione della Malvasia. E fino a quel giorno, infatti, questo prodotto è sempre stato visto con una chiave un pochino classica, perché il vino Malvasia è sempre stato un prodotto visto come un passito molto elegante, tipo sempre un vino non troppo stucchevole come possono essere altri prodotti, però sempre come un vino da dessert. E trovata, diciamo, l'esigenza anche di poter portare il nome della Malvasia anche a tutto pasto, abbiamo incominciato a lavorare su quelle che potevano essere le idee di fare un vino secco, un vino profumato, un vino che esprimesse l'aroma di questa varietà in maniera schietta, senza agenti come potevano essere l'appassimento o la sovramaturazione. E così è nato il Secca del Capo. Un vino fresco, fruttato, ricco, pieno di note di erbe aromatiche, vedete, rende l'idea di quelli che sono i profumi delle olie. Infatti, quello che si avverte, oltre alla classica frutta e all'aroma proprio vulcanico? No, è proprio quello, si sente proprio la caratteristica della macchia mediterranea, è proprio quello che noi avvertiamo. Invece, Marianna, ecco, il lato vulcanico di questi vini, come lo senti? In quale vino si sente di più? Allora, secondo me si sente anche molto in questo vino, però anche il Salina Bianco, che è un blend di Catarratto e Insolia, 50% Catarratto e 50% Insolia, è anche molto presente, poiché comunque sono vini che vengono coltivati appunto in questo suolo, che è tipicamente un suolo vulcanico, e quindi bene o male quasi tutti questi vini secchi presentano queste caratteristiche. E invece, ecco, per raccontare un abbinamento con la Malvasia, invece quella un po' più, quella classica che ci immaginiamo un po' più dolce, un abbinamento classico delle vostre isole con questo vino. Noi tendenzialmente amiamo abbinare ai piparelli, che sono i nostri biscotti alle mandorle, che voi Toscana Cantuccini. Toscani chiamati Cantuccini, ma da noi sono i piparelli, infatti si dice a fine pasto Malvasia e piparelli. Detto in dialetto. Noi eseguiremo, appena arriviamo lì, e anche non solo, ci organizziamo. Grazie mille, è sempre un piacere averti.